Ciao a tutti, benvenuti nel canale di Pregi d'Italia. Oggi parleremo di alcuni stereotipi. Stereotipi, cliché, preconcetti. Stavo dicendo, oggi parleremo di alcuni stereotipi su noi italiani, su quello che molti stranieri immaginano, pensano su noi italiani. Bene, andiamo subito a vedere il primo. Gli italiani mangiano solamente pasta. Maccherone, m'hai provocato e io ti distruggo adesso, maccherone. Io me ne mangio. Non è vero, a volte mangiamo anche la pizza. Beh, è ovvio che la pasta, essendo il piatto principale più famoso dell'Italia, è ovvio che tutti gli italiani mangino pasta. Però che mangino solamente questo, ovviamente tutti noi sappiamo che non è vero. L'altra cosa da tenere in considerazione, ci sono migliaia di ricette di pasta, ma migliaia veramente, quindi io posso mangiare pasta tutti i giorni e però allo stesso tempo mangiare sempre una cosa diversa. Gli italiani sono tutti mafiosi. Ma scusate, la mafia giapponese, la mafia cinese, la mafia russa, non sono anche quelle lì delle mafie. Quindi vuol dire che tutti i russi, tutti i cinesi sono mafiosi. E poi, visto che stiamo in Brasile, quello che sta succedendo qua con i politici che ci sono oggi, non è forse un tipo di mafia anche quella? Gli italiani parlano con le mani. Impara il vocabolario dei gesti. Noi non parliamo solo con la bocca, usiamo tutto il corpo. Oh, io ci sto. Brava, a gesti. Esatto. A gesti. Ah, vedi, ha capito tutto. Senti, a coso? Devo pure strillare. Fate che, basta alzare le mani. Come mi ha pizzicato. Oh, ma c'è salita al mercato. Entrami i prezzi dell'arte. Guarda che questa è tutta roba fresca, tutta roba fresca. Vaffanculo. Ma che cosa dite? È vero, noi italiani utilizziamo molto le mani quando parliamo, però dipende sempre dalla situazione. È ovvio che se io ad esempio vado in banca, parlo col direttore della banca, sono in ufficio, parlo col mio capo, insomma, in quel caso lì, allora il mio comportamento, le mie mani sono un pochino più calme. Però se parlo con la mia famiglia, parlo con i miei amici, allora mi lascio un pochino più andare. E poi dipende sempre di cosa parlo, del concetto, di tanti fattori. E più molte volte le mani aiutano, perché se io devo mandare in qualche posto qualcuno, gli indico la strada. Ma va a... E poi vorreste forse dirmi che tutte le altre persone quando parlano hanno le mani legate? Gli italiani sono dei grandi seduttori. Tu sei la prima donna del primo giorno della creazione. Sei la madre, la sorella, l'amante, l'amica, l'angelo, il diavolo, la terra, la casa. Beh, io penso che questo valeva molti anni fa, negli anni 50-60. Credo che adesso non siamo più i più grandi seduttori del mondo. Però è vero che tutto sommato penso che noi italiani sappiamo come sedurre una donna. Gli italiani sono il popolo più elegante del mondo. Beh, effettivamente, se pensiamo a Valentino, a Versace, a Armani, tutti stilisti famosi, grandissimi e guarda caso italiani, ci sarà un motivo. Gli italiani amano correre con la macchina. Italiano corre. Beh, ma ragazzi, Ferrari, Lamborghini, Maserati, solo per citarne alcuni, sono praticamente le auto più veloci del mondo e sono tutte italiane. E quindi come potete pretendere che noi andiamo piano sulla strada? È ovvio che andiamo veloce, perché abbiamo sempre in mente questi nomi così famosi. Bene, questo piccolo video un po' ironico che ho voluto fare oggi è finito. Noi ci vediamo il prossimo. Mi raccomando, mettete un like ogni tanto, iscrivetevi se non l'avete fatto al canale e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!